andiamo avanti mangiando la pizza, ragazzi. L'avevo detto, era una serata goliardica questa, ok? Allora. Ma noi siamo qui a fare concorrenza al Rai 1. Si chiama Sesso Occasionale, vai. Tanto alla salute di Luz PR e di tutti quelli che sono in chat questa sera. Che ti ho aspettata, ma tu no, no. E la testa è alto mare, nel sesso occasionale. Sappi che tra un anno non avrò capito ancora di cosa hai bisogno. Questa suona molto bene. Oh, entra pure un po' in testa, eh. Questo è un mix di generi. Ma pure tu ti lasci la più buona alla fine. Mamma che fame, raga. Questa promossa assolutamente sopra la sufficienza. Una delle canzoni col sound più fresco e piacevole da ascoltare. Tananai per Stalf è un 7. È arrivato il momento. È arrivato il momento del Gianni Nazionale. È arrivato il momento del Gianni Nazionale. Gianni. No, Luz PR. Luz PR si è orzato. Questa gliela prodotta Giovanotti, sì. Giusto? Vai, partiamo. Che il male passerà, fare qualcosa, oppormi a fine, tenendo rigida la scorta. Sì. Fai così, stai andando forte, apri tutte le porte. A parte a razzo, ha un ritornello da boomer incredibile. La strofa è bella. Quali porte? Ragazzi, io non riesco a capire se mi fa orzare o meno sta canzone. Po, 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 po. Allora, di una cosa son sicuro, che questa canzone al Jova Beach Party ci farà orzare a bestia. Ok, lo posso accettare. Come è partito questo swing? Bello, bello sentire Gianni su queste cose. Immagino anche Giova che si è divertito. Si sente molto l'influenza di Giovanotti. C'è dell'orzo. Ma è una canzone fatta per i 60. Cioè, allora, scusami. Stai andando forte. Apri tutte le porte. Cioè, ok, sì, siamo in un periodo magari. Oh, come abbiamo iniziato questa live? Il discorso che abbiamo fatto all'inizio. Cioè, perlomeno come la penso io, no? Lui l'ha scritta proprio con quest'idea. Esatto. Oh. Per rappresentare questo stile e questo. Quest'epoca musicale, secondo me, è molto coerente con lo stile e il personaggio di Gianni Morandi. Ragazzi, Gianni Morandi quanti anni c'ha? Gianni l'ha superati i 60, se non sbaglio. E questo sta in forma. Io gli do un 7. Io gli do un 7. È arrivato un momento particolare, ok? Perché qui abbiamo il brano di Fabrizio Moro. Sei tu che dai origine a quello che penso, motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu. E sei tu che mi inietti nel sangue il destino. Sei tu. Oggi lasciami senza parole. Non dura nemmeno tanto, Distanza fra un uomo che ha finto occhi. Sei tu. Allora, ci risistemiamo un po' nella nostra postazione tryharding. È un classico. Sicuramente non è il genere di musica che... Però, ragazzi, questa è musica italiana. Come dice il Kendrick, è stata sentita e risentita molte volte. Però Fabrizio Moro spacca, ok? Bisogna riconoscere che scrive delle bellissime canzoni. Secondo me, dei suoni più bassi ti aiutano di più a entrare in sintonia con la canzone e immedesimarti. Invece, andare sugli alti a me mi fa uscire fuori e mi dice un po' una cringiata. È una questione di gusti. Beh, di come mi impatta a me una canzone. Canzone deprimente. Lo so, a te ti fa molto più effetto fatto con il sound un po' più moderno, parliamoci chiaramente. Però comunque il suo valore ce l'ha e va riconosciuto a livello oggettivo. Il motivo per il quale io gli metto un 6,5. Se mi devo deprimere non me l'ascolto sta canzone. Però comunque il valore c'è e quindi la sufficienza è meritata, forse anche un po' di più. A noi la depressione piace, però a dosi giuste. Questa la clippiamo, ragazzi. Miele di Giusy Ferreri, vai. Azz. Azz. Non hai lasciato niente. No, ragazzi, è uguale. A una delle canzoni italiane che mio fratello mi cantava da piccolo, che faceva Azz. Carambola, biliarda, flipper e ping pong. Azz. E io le prime parole che ho pronunciato da piccolo erano Azz. E chiusa questa parentesi, mi si è aperto un neurone e andiamo avanti. Io mi sto ungendo tutto. Cazzo. Ragazzi, il pomodoro secco Mi ha preso. Si lava. Scelto pure la maglia bianca. Giusy Ferreri 3.
invitiamo gli artisti a non prenderla troppo sul personale, perché ovviamente gli artisti in questione riguarderanno questo video su YouTube, quindi tutto ciò che diciamo rimane in un ambiente abbastanza coglie. Siamo stati mai liberi, tu che mi hai insegnato. Ma pure questa qua è un'altra canzone. A te sono tutte uguali, perché a Sanremo i sound sono quelli, capito? No, no, dici a me, dai, scusa. La scolatura, che bello di natura. Mi dispiace, ma io queste non le riesco a digerire. Gli do un 5, guarda. Cioè, io più di 5 non gli darei. Se il silenzio brucia come una ferita, altre volte bella la cuffia. Tua voce cosa? Come un bella cuffia. Ogni volta tu ritorni, oh. Come l'aria nei polmoni e ti canto. Nell'ipotesi e nel dubbio. Nell'ottica di Sanremo mi piace. Dai, un po'. Che abbia lasciato sì, con l'orchestra. Con l'orchestra è tanta roba. Però, cioè, finisce là. Per par condicio, anche questa è della Disney. Mi addormento. Ragazzi, io devo essere lui è sincero. Per queste le stop. È semplicemente cantata in un range vocale molto molto ristretto, stretto, che però ti dà ampiezza con la base musicale. Questa è una canzone molto orchestrale, però sinceramente la sua voce potrebbe uscire un po' di più. Rende il tutto un po' troppo monotono. Ha cantata roca. A me queste non mi piacciono, queste canzoni. Ah, tu devi dare il tuo voto. Cioè, rispetto a quella di Emma, un mezzo voto in meno glielo do. È un 4,5. Tu hai dato 6,5 a Moro e 4,5 a Bravi. Allora, io vi dico questo. Allora, Secondo me, secondo me Moro ha fatto una canzone molto più classica da Sanremo. Sì, per strumentale e cantato. Invece Bravi, secondo me, ha fatto una canzone che magari di testo non regge tanto, però ci sta. Sì, però l'interpretazione di Moro comparata a quella di Bravi, cioè, è là che c'è il 6,5, capito? Poi sei sempre nell'insieme canzoni di merda di Sanremo, non l'ho detta questa cosa. L'ha detta lui. Ti ha cercata, ma inaspettata, ma spazio che nel tempo. Paura di me, di te, cosa vuoi dirmi? Così, così. L'anno scorso mi sono gasato un po' di più. Per me questa 4 e 5. Loro fanno parte della mia dito nella piaga. No ragazzi, allora Donatella Rettore, Din Don, il cobra non è il serpente. Perché mi sono confuso pure con l'altro titolo, Splendido Splendente. Allora, nel mio periodo scuola media, quando c'avevo il Niul a disposizione, mi scaricavo la discografia di Celentano, mi sono scaricato anche la discografia di Donatella Rettore. Sai quanta altra roba si è scaricato che poteva uscire con il Niul? No, quella la cancellavo perché avevo paura dei virus. E non so bene come dirlo. Oh! E non conviene. Ragazzi, ma gliel'ha fatta Giorgio Moroder sta produzione. Eccolo. E non c'è dove pure quando solo fanno. Pure il respiro. Oh. Bello. Oh. Chimica. È sullo stesso stile, però è moderno, è molto elettronico. Raga, il gioco delle voci in cuffia, figo. Respiro assurdo. Ragazzi, Donatella, oh, l'orzo. Con la Rettore solo una roba del genere potevi fare, oh. Chi pulisce più di Chantecler? Oh. È una questione di chimica. Oh. È il dito nella piaga. Perciò, oh ragazzi, l'avevamo chiamato ed è arrivato. Orzo. È arrivato. Siamo sopra la media, ragazzi. L'ho trovato molto coerente con un artista che ha fatto la storia. Si riadatta proprio in modo molto buono. Ragazzi, questa canzone gli do un 8. Guarda lì cosa vedo. Dargen D'Amico. Mi piace la musica dance. Mi piace. Anche se non ci sei più. Ultimamente dormo sempre, anche se dormi troppo poi ti svegli morto. Dove si balla per restare a galla? Ma se ci scopre tu sei un uomo morto. Sui mediterranei, che brutta fine. Hai letto Ampers? Ma se non si balla.
Non lo so, non è che mi ha convinto così tanto, eh. Richiama un po' a quei pezzi dance italiani degli anni 2000. Ho voluto rifare tipo musica leggerissima, fare una roba nazional popolare. Dici di riadattare qualcosa di riprendere una cosa vecchia, nazional popolare. Sì, esatto, ah ok, bravo, ho capito. Esatto, però mi stona. Non lo so ragazzi, non mi ha convinto al primo ascolto. Io gli do un 5 e mezzo. Non mi è scesa. Mi dispiace per D'Argent Amico, avevo un po' di aspettative alte, però è andata così, fratelli. Irama, ovunque sarai. Ah, intanto ti faccio vedere i meme di Irama di ieri sera. Secondo me fanno casare più i meme che le canzoni. La canzone dell'anno scorso di Irama mi è piaciuta un sacco, eh. Ovunque sarai. Belli suoni, eh. Oh, molti, molto sound design. Cosa? Ah, vedi? È stato più intonato in live che su Spotify. E qua parte l'applauso. Live ha spaccato lui, eh. Startista spacca. Perché è uno di quelli su cui io non ci mettevo una lira. Con le canzoni, le classiche, no, quelle estive. Però in realtà lui si sta dimostrando un vero artista, perché evolve. Si evolve, magari prende anche... Io non è il mio genere questo, ok? Però riesco a riconoscere questo aspetto qua. Ha tanta qualità e soprattutto non rimane nella sua zona di comfort. Stiamo sullo stesso ambiente di quella là di Michele Bravi, ok? Sì. Perché anche questa è molto orchestrale, ma in questo caso la riesco ad apprezzare molto di più. C'è una prestazione notevole. Penso allo stesso tempo che questa è una canzone che non potrà mai vincere Sanremo. Io a Irama gli do 7 e mezzo. Noemi, ti amo, non lo so dire. Bellissima ragazza, perché da solo che la canzone non mi ha fatto impazzire. Ah, vabbè, qui poi ci sono le varie classifiche. Se mi cagnerò come l'acqua del mare, parlarti scusami perché lo sponsor. Ho sto piano. Prendi i bicchieri con l'acqua. Abbiamo una certa età, ragazzi. Era una volta che la birra. Vabbè, parlo per me, tu. Oh. Non sto capendo. Skip, l'anno scorso la canzone di Noemi l'ho skippata, anche quest'anno. Bocciata, bocciata. Noemi, 5, 5. Diamo un 5 goliardico. Tu 4. Io gli avrei dato 4. No, però l'ho skippata, dire... oh, l'ho skippata. Il 5 non si dà a chi skippi. 4 e mezzo, dai. 4. 4 e mezzo, rettifico la votazione. Siamo arrivati al pezzo dello scammer del Fanta Pest, del Fanta Sanremo. Fanta Sanremo. Oh. È qua? Oh, questa è proprio dance. Questa però è fatta bene, eh. Questa è per estate, ragazzi. Diciamoci le cose come stanno. Oh. Questa suona da panico. Oh, oh, oh. Dico subito che live in una base così elettronica non te la godi come te la godi in cuffia, quindi mi è piaciuta molto di più così. Trovo che funzioni molto questo pezzo, molto ben prodotto soprattutto. Lui si comporta bene, eh. Guardate che non è molto semplice stare su un beat a cassa dritta così costruito. È un pezzo molto fresco, da estate, girerà in radio, eccetera eccetera. Però bisogna riconoscere che è ben costruito e che ci vuole anche il coraggio a portarlo a Sanremo, eh. Gli do lo stesso voto che ho dato alla Donatella nazionale, quindi gli do un 8. Achille Lauro, te lo sei saltato. Achille Lauro non lo so saltato. Mani che si annusano, oh no, ho porto. Poi Rolls Royce. Però mi piace. È una sorta di evoluzione. Ok, no. Decisamente, volutamente fatta così, secondo me. Ma ragazzi, è uguale. Oh sì, sì. Secondo me l'ha fatta apposta. Come fosse domenica. Oh no, no. Rose. È identica. Sì, proprio anche il riff della...
Ai 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 ai. E ragazzi, qua c'è un colpo di scena, ok? Perché io su questo artista riponevo delle alte aspettative. Sembra proprio ricostruita volutamente. La sufficienza ce l'ha. La sufficienza ce l'ha perché la canzone è bella. Sufficienza, si è scampato tanto così il plagio a se stesso, eh? L'indecisione è tra 6 e mezzo e 6. A chi ho dato 6? A Iva Zani. Ah beh, 6 e mezzo, dai. No. Ultimi 4 pezzi si inizia da Arcomi, insuperabile. L'amore per me ha elettricità, sto immergendomi, che portano nell'Olimpo in un mantello di nuvole. Oh, ma che sta diventando Depeche Mode questo? Di cosa mi hai fatto l'amore per me? Ah. Percepisco sangue freddo nelle mie vene. Oh, insieme nella corrente è superabile. Superabile. Sangue freddo nelle mie vene. Ma io sono strabiliato. Questa è tutta stasera quella che ci stiamo vedendo. Pure il coro dietro. Insuperabile. Eh beh. Ah, questa è una delle tue preferite. È sotto le altre tre però. C'è il pezzo con Caracas. Sì. Ascoltandolo ho detto, minchia, sto sound mi fa ripensare ai Depeche Mode. E anche qua, ragazzi, ho ritrovato molta influenza. Veramente sorprendente dal punto di vista sonoro. Vabbè. Posso dire che è uno degli artisti italiani veramente che ha sperimentato di più rispetto al suo punto di origine. Non ha solo sperimentato, cioè ha spaccato pure. Ti dico una cosa, in classifica Achille Lauro è 15° e Arcomi è 14°. What the fuck? Sì, te lo giuro. Io a questo punto do il voto più alto della serata per il momento a questa canzone. E Stalf gli dà un 9. Un 9 Arcomi. Prima di ascoltare questa canzone, ragazzi, devo fare un annuncio. Veronica, la rappresentante di lista, so che non guarderai mai questo video, ma io sono totalmente innamorato di te. E no, che non guarderà mai questo video. Quando guarderai sicuro questo video, saprai che io sono totalmente innamorato di te. E quando vorrai, a Milano, un caffettino. Caffè semplice per il Candy Clamarco, un orzato. No, si è scaricato. Porca miseria. Non ti credi? Come stai, bambina? Non ci credo! Che paura! Magia! Ti è scaricato il power bank della luce! L'ha fatto a tempo! Senti il pezzo, senti il beat! Sono pezzi, questa terra sparirà nel silenzio delle. Con le mani! Ciao, ciao! Con la testa, con il petto, con il cuore. No! Calmi ragazzi! Ma succede il delirio nel mentre, bellissimo. Però senti come un'onda arriva, esploderà fine del mondo, una giostra. Non ci credo! Con le mani, ciao ciao! Assurdo! Puzzona. Ragazzi, questa non me l'aspettavo. Intanto magia. Ho usato pure il power bank qua, si è staccato a tempo di musica. Con le mani, ciao ciao. È successo un po' di tutto, anche una magia luminosa. Io questa cosa non me l'aspettavo. Una rappresentante di ha partecipato anche l'anno scorso a Sanremo. Sì, ed è Veronica, sei una bellissima ragazza. È uscito sto pezzo così. A parte che suona in un modo incredibile. Di conseguenza, ragazzi, io a questa canzone non posso non dare un 10. Però ripeto, poi farò la mia top 3. Anche se ci saranno dei pari merito, non lo so. Devo dare assolutamente il massimo a questa canzone. E spero veramente, non so le altre due che canzoni sono, ma se vince questa canzone mi orzo tantissimo. Elisa, che ragazzi ha partecipato una volta a Sanremo nel 2001 e l'ha vinto. Ascoltami, come si chiamava il pezzo? Siamo una stessa lacrima. Ah, esatto. Come il sole è una stella. Agua, agua, agua. Sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sono. O forse sei tu. E chiedimi tu come stai. Ora io non l'ho capito. Sarò tra le luci di mille città. Quella scusa per farti un po' ridere. Io ogni tanto guardo la tua faccia. Io sono molto espressivo. Quella stupida voglia di vivere. Beh, livello alto. Tecnicamente la più forte che mamma. Anche per come ha cantato. Prego.
Prego. Cosa dobbiamo dire? Indubbiamente la cavalleria pesante. Qua stiamo parlando di un livello molto alto. Ha detto bene, visione mistica, cioè nulla di originale. Questa è Elisa. Ma è proprio questa, questo suo non essere così tanto originale, che poi in realtà è difficile affermare una cosa del genere, perché ogni volta che tu senti una nuova canzone sua comunque ci rimani un attimo. Poi ripeto, non è un genere di musica che io mi ascolto, ma tu l'ascolti e dici cacchio, capito? Dici cacchio. Quindi Elisa, da quando è uscita fuori si è imposta come la migliore cantante italiana, per voce, per tecnica, per voglia di esplorare, cioè non si è mai chiusa dentro il suo, la sua campanella di vetro. Detto ciò, ora all'interno del contesto, al netto di tutto ciò che abbiamo ascoltato, lo staff dove collocherà questo prodotto artistico? Per Sanremo, ragazzi, questo è un 10, diciamoci. Questa è la canzone che deve vincere Sanremo, ma io sono dell'idea che questa non è la canzone che deve vincere Sanremo, perché se dobbiamo andare a competere agli Eurovision e in giro per il mondo, ci vuole la mucca viola. La mucca viola in un mare di mucche bianche. Allora, ok Elisa, ok il cavallo di battaglia, ma io non gli do più di 9 e quindi gli metto un 8 e mezzo. Com'era il meme di Mbappé? A questo punto, ragazzuoli, siamo arrivati alla fine. Ci rimane l'ultima canzone, che forse è anche un po' la più attesa. Ci abbiamo il Mahmood con il Blanchito Baby. C'è anche il Michelangelo sul palco. Sì, è andato sul palco a suonare il pianoforte. GG per il Michelangelo. Brividi. Ho sognato di volare con te, più la luce nei tuoi occhi. Un mare dove non tocchi, vai non scappare da qui. Lo tocco con i brividi. Vorrei amare, ma sbaglio sempre. E pagherai per andar via. Ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. Tu che mi svegli il mattino nei tuoi occhi da vipera. E tu, oh, sei come un pugile all'angolo. E tu, lo tocco con i brividi. Lo so, questa è difficile da valutare, però... Oddio, mi trovo abbastanza in difficoltà. Hai una sensazione come per dire, Blanco l'ho sentito poco, l'avrei voluto sentire di più? Avevo voglia un po' che... Sembra che non mi ha cacciato ciò che doveva realmente cacciare sta canzone. Torniamo al discorso delle canzoni un po' da mood depressivo. Poi quelle le percepisci sempre quando sei in un periodo più vicino e meno invece se... Allora, nel senso, io sono qui a fare questa live, non mi sono spoilerato Sanremo. Sono arrivato a questa live proprio perché volevo concentrarmi soltanto sulla musica e darvi un mio pensiero onesto, goliardico, perché è stata una serata goliardica. Però devo essere sincero, mi aspettavo qualcosa di più da loro due. Non so se sono rimasto deluso un po' dal primo ascolto e magari mi dà la sensazione di essere una bella canzone. Ragazzi, è una bella canzone, non sto dicendo che hanno toppato, il voto comunque è alto. Da 2-3 ascolti, secondo me, tu riascoltatela domani comunque. Fatti 2-3 ascolti, perché io sono al quarto. È una questione anche di approccio, capito? Di primo impatto. Però comunque mi dà l'impressione di essere una bella canzone tra tutte quelle che ci sono in gara. È una canzone molto profonda che forse poteva dare qualcosa in più, e al primo ascolto non mi è arrivato questo qualcosa in più. Che voto gli devo dare? Dato 10 alla rappresentante di lista perché mi ha fatto orzare. 9 Arcomi, Elisa 8 e mezzo. Guarda, questa io gli do l'8 e mezzo. Gli do l'8 e mezzo di Elisa. 7 e mezzo mi sembra un po' troppo poco, perché secondo me è una bella canzone. Boh, a me piace. Ragazzi, a me piace un sacco Brividi come canzone. È totalmente diversa da quelle che mi piacciono di Blanco, che sono invece molto più cazzute. Mi piace rispetto alle altre di Mahmood. A questo punto, ragazzuoli, io qua c'ho tutti i miei voti. Ve lo dico molto spassionatamente, in modo molto goliardico. Per me, top 3 di Sanremo. Ok, sì, lo so.
io mi attengo ai voti. Ci sono due pari merito, la butto là. Terzo posto, Mahmood e Blanco. Secondo posto, Comi. E primo posto, la rappresentante di lista, Veronica, ti amo. Downstairs, I'm a big dog, bitch. I pull up on the block in a big